È il giorno della discussione e del voto sugli emendamenti al piano di risanamento acustico della Movida di Piazza Muzzi a Pescara, che per l'ennesima volta approda in Consiglio Comunale. Preoccupate per la possibilità di trasformazione di una città in sordina, con l'estensione del piano anche ad altre zone cittadine, le opposizioni tornano a criticare il piano presentato dall'assessore all'ambiente Isabella Del Trecco, che tra le altre cose prevederebbe anche dei semafori intelligenti all'esterno dei locali, capaci di monitorare l'inquinamento acustico e avvertire gli esercenti sul livello di superamento dei limiti imposti. Critiche, le opposizioni in Consiglio Comunale chiedono al sindaco Masci di ripensare il piano. Piero Giampietro, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale a Pescara, cosa è cambiato nelle varie discussioni pregresse rispetto ad oggi in Consiglio Comunale? Purtroppo nulla, nel senso che tutti gli emendamenti sui punti più particolari, precisi e puntuali vengono respinti dal centrodestra, che sta lasciando in piedi soltanto alcune proposte marginali rispetto al piano. Quindi in realtà temiamo che le grandi promesse fatte agli esercenti relativamente alla possibilità di modificare il piano si stanno trasformando in un grande bluff, perché ad esempio questa mattina è passato un altro emendamento che propone che soltanto il comune potrà fare gli eventi in deroga sul piano acustico. Vuol dire che se uno stabilimento balneare dopodomani dovesse fare una festa non la può fare più, perché il piano può essere esteso dopodomani anche a lungomare, e questo è molto rischioso e pericoloso per Pescara, perché rischia davvero di andare a gamba tesa sul turismo. Enrica Alessandrini, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio Comunale a Pescara. Secondo noi questo è un piano che va assolutamente ritirato, perché è inutile, cioè non risolve il problema della produzione del rumore e del disturbo dei residenti, ma reca soltanto numerosissimi danni alle attività dei pubblici esercizi. Non ci sono elementi strumentali o di impedimento del fatto che il suono possa arrivare fino alle case dei residenti, ma si limitano le attività, gli orari, le occupazioni di suolo pubblico, le aperture di nuovi esercizi, quindi si impedisce a chi oggi ha un'attività imprenditoriale in quella zona di poter lavorare senza ottenere la riduzione del rumore. Tira dritto il sindaco Carlo Masci, che annuncia la necessità di una regolamentazione della Movida e rassicura sullo stato di salute della sua maggioranza. Ma infatti tutti i cittadini si stanno accorgendo che Pescara è una città in sordina, l'hanno visto in questi giorni con il Giro d'Italia che è andato in diretta mondiale, l'hanno visto con il passaggio ieri del Giro d'Italia con una festa incredibile, lo vedono con le tante iniziative che si organizzano a Pescara, lo vedranno fra breve con la bandiera blu, una città piena di vita, quindi questa sordina che vedono le opposizioni la vedono soltanto loro. Tutti oramai sanno che è un piano che è necessario approvare, perché ci sono situazioni che devono essere tenute sotto controllo. Pescara è una città dove la Movida deve poter vivere tranquillamente senza creare problemi a chi riposa. Questo piano di risanamento acustico che riguarda appunto la Movida di Piazza Muzzi avrebbe spaccato un po' la maggioranza, non tutti sarebbero favorevoli. A qual è lo stato di salute della sua maggioranza? La maggioranza è solidissima e lo dimostra ogni volta che approva una delibera, perché noi non abbiamo mai avuto un problema in Consiglio Comunale. Poi ci possono essere sensibilità diverse, ma alla fine tutti capiscono che è necessario trovare una sintesi, che si trova andando incontro alle esigenze della comunità intera, non di qualche soggetto particolare.